buone vibrazioni a tutti. Allora, ho voluto fare questo video in quanto durante i seminari, le conferenze o nei commenti ai video, a volte mi viene chiesto di chiarire alcuni dubbi sulla valenza scientifica dell'accordatura a 432 Hz. Inizio subito con il dire che alcune delle mie affermazioni, anche in questo video, fanno parte di una conoscenza esoterica che la scienza moderna non ha ancora accettato, per cui a volte mi è un po' difficile dialogare con gli scientisti puri, ma questo per me non è mai stato un problema, e finché userò le mie conoscenze per divulgare senza aspettative e soprattutto senza ergermi a detentore di alcuna verità, se non la mia, continuerò a non farmi nessun problema. Allora, è doveroso innanzitutto dire che ci sono molti modi di accordare gli strumenti e non basta dire porto il La a 432 Hz, proprio perché esistono anche vari modi per costruire le scale musicali. Questo perché il suono in natura è analogico, cioè senza soluzione di continuità. Ingabbiare il suono in note precise è una invenzione di noi umani. Attualmente il nostro sistema musicale occidentale per costruire le scale musicali si rifà ad una accordatura che utilizza il temperamento equabile. Questo tipo di costruzione della scala era stato ipotizzato addirittura da Aristosseno di Taranto intorno al 320 avanti Cristo. Siamo vicini a Socrate e Platone, tanto per intenderci. E più avanti poi il matematico e fisico fiammingo Simone Stevino, verso la fine del 500, lo prese in forte considerazione, cosa che fece anche il musicista Vincenzo Galilei, il papà del più famoso Galileo Galilei. Ma fu solamente nella seconda metà dell'Ottocento che il temperamento equabile sostituì i vecchi temperamenti inequabili, detti anche buoni temperamenti. Il fatto è, vedete, che ogni civiltà ha cercato di mappare le note per creare delle scale. In India, faccio un esempio per tutti, utilizzano le raga, che sono scale musicali associate però a delle precise emozioni. Quindi, per essere chiari, tutta la musica occidentale è stata creata per essere suonata usando le scale e gli intervalli che tutti noi musicisti abbiamo studiato al conservatorio. Ora, a mio parere, è tempo di fare il salto di qualità, quel salto che dovrebbe riportarci ad un'antica modalità di suonare, ma soprattutto di ascoltare la musica. Per far questo, dovremmo però togliere molti condizionamenti che abbiamo accettato per tanto tempo e riportarci alla vera accordatura pitagorica. E mi rendo conto che questo cambiamento è effettivamente grande e soprattutto di difficile approvazione, per cui sono anche certo che ci vorrà del tempo per ripristinare una vera e propria condizione naturale di armonia, sia nel suonare che nell'ascoltare la musica. Ma è anche mia opinione che piano piano ci arriveremo a step successivi. Per ora, iniziando a suonare con le scale da noi conosciute, ma con il La accordato a 432 Hz ed un Do corrispettivo accordato a 256 Hz. Quindi, quando mi viene presentata la critica che il temperamento equabile non permette una perfetta ricostruzione di una scala pitagorica, dico che è assolutamente vero. Rispettando il comma pitagorico, dovremmo addirittura costruire gli strumenti in modo diverso, cosa che tra l'altro sto già facendo in collaborazione con un bravo liutaio per violini e violoncelli, e basandoci su schemi costruttivi di Stradivari e studiando le lastre di Chladni e della Cimatica. Ma per arrivare a dei grandi cambiamenti
bisogna passare, come dicevo poco fa, per step continui. Quindi già sarebbe grande cosa accordare gli strumenti con il La a 432 Hz, anche con il sistema temperato, ma rispettando gli intervalli di ottava e di quinta, che sono consonanti in quanto coincidono con i rapporti pitagorici semplici di 3 a 2 per la quinta e di 2 a 1 per l'ottava. Se usassimo la vera accordatura pitagorica, rispettando quindi il comma pitagorico per suonare musica contemporanea, dovremmo infatti cambiare totalmente anche le basi degli insegnamenti che abbiamo studiato per tanti e tanti anni al conservatorio, perché le note non sarebbero più 12, cioè 7 più le 5 alterazioni diesis e bemolli, ma sarebbero addirittura 17. Questo perché? Perché il ciclo delle quinte nella scala pitagorica diventerebbe non più il ciclo dove la quinta è composta da tre toni e un semitono, ma diverrebbe una spirale delle quinte, dove il Do diesis, per esempio, non sarebbe uguale al Re bemolle, ma per intenderci ci vorrebbero due tasti neri del pianoforte, dove ora ce n'è uno. Mentre attualmente, con il temperamento equabile, il Do diesis ed il Re bemolle sono note omologhe, cioè hanno nomi diversi ma stessa frequenza. Nel successivo video comprenderemo maggiormente tale adattamento e parlerò inoltre di terapia attraverso il potere del suono e delle frequenze. Vi accolgo quindi con piacere alla seconda parte di questo video. Buone vibrazioni a tutti!